Dopo il risultato degli incontri del primo turno, si preannuncia una partita interessante a Edimburgo, dove gli scozzesi ospitano l'Irlanda. Per la prima volta dalla metà degli anni 70, la squadra di Gregor Townsend è alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva in casa nel Guinness Sei Nazioni. L'Irlanda non perde due partite consecutive dai test in Sudafrica del 2016. Inizia forte la Scozia, che sblocca al settimo con un piazzato di Greg Laidlaw. Vantaggio che perde dopo pochi minuti. Su un calcetto a scavalcare di Jacob Stockdale, Tommy Seymour raccoglie e cerca un passaggio verso Sean Maitland. Sulla palla vagante si avventa Conor Murray, che schiaccia. Il numero 9 del Monster conquista i primi 5 punti. Tredicesima meta in nazionale per Murray. Johnny Sexton sbaglia la trasformazione, ma l'Irlanda passa in vantaggio. Con 7 mete a suo nome, Jacob Stockdale ha segnato il numero maggiore di mete nell'edizione precedente del torneo. Il giocatore dell'Ulster, in splendida forma, schiaccia la seconda meta per l'Irlanda al 17°. Su un pallone giocato dagli irlandesi a metà campo, O'Mahony e Sexton innescano con un passaggio ravvicinato per Stockdale, che elude la guardia e si lancia tutto solo in una corsa da 50 metri verso i pali. Seconda meta per i verdi di Joe Schmidt. Con Sexton infortunato è Murray ad aggiungere altri 2 punti, 12-3 per i verdi. Domina la Scozia nel territorio, ma la prima meta nasce dalla loro metà campo quando un passaggio di Carberry, entrato per Sexton, viene intercettato da Finn Russell. Il numero 10 scappa via e quando viene placcato da Keith Earls riesce a servire in offload Sam Johnson, che può andare a schiacciare la sua prima meta in nazionale. Ottima azione di Russell, che riesce a controllare i nervi e servire Johnson per la meta. Un momento speciale per il giocatore nato nel Queensland. Bellissima trasformazione di Laidlaw per il 10-12. La Scozia chiude in attacco e quasi passa avanti con Seymour. Dopo un lunghissimo possesso, con la difesa irlandese molto al limite, Hugh Jones serve a largo per Seymour, sul quale a salvare c'è però Stockdale, che trattiene l'ala del Glasgow sulla linea. Si va al riposo con l'Irlanda in vantaggio di 2 punti che potrebbero fare la differenza. Dopo 15 minuti dalla ripresa si redime Carberry, che approfitta di un doppio placcaggio sbagliato e, palla in mano, corre via indisturbato. Allarga infine per Keith Earls, che va in meta. Carberry evita i placcaggi di Alan Dell e Rob Harley. Il TMO controlla che non ci sia stato un passaggio in avanti e l'arbitro Romain Poit convalida la meta. Carberry trasforma per il 19-10. Migliora la prestazione dei verdi. Negli ultimi 15 un piazzato ciascuno per Laidlaw e Carberry, ma è l'Irlanda ad avere la meglio e a chiudere con una vittoria di 9 punti nel Guinness Sei Nazioni. Una vittoria ciascuno nel torneo per le due squadre che si incontreranno di nuovo a settembre a Yokohama durante la Coppa del Mondo. Ma al BT Murrayfield finisce Scozia 13, Irlanda 22.